Buonasera a tutti, bentornati a Missione Mondo. In questa puntata andremo a vedere l'intero reportage realizzato in Costa d'Avorio al campo cantiere di Catiolà. In particolar modo, ragazzi italiani, francesi e ivoriani l'anno scorso hanno vissuto un'esperienza che li ha accomunati nella ricostruzione di un'infermeria all'interno di un collegio gestito dai padri Betarramiti. Sarà un'occasione per conoscere non soltanto il paese ivoriano, ma anche la storia del collegio, la vicenda che ha portato i padri Betarramiti in questa zona, ma anche i sentimenti dei ragazzi che hanno vissuto questo percorso davvero significativo per la loro esistenza. Un modo per dare una mano, per spendere, investire 2 settimane del loro tempo, delle loro vacanze, per dare una mano agli altri, in questo caso nel cuore dell'Africa. Andiamo a vedere allora il reportage e noi con Missione Mondo ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie e buona visione. Spendere 2 settimane del proprio tempo in un'esperienza formativa in Costa d'Avorio è quello che hanno deciso di fare quest'estate 18 giovani provenienti dall'Europa e dall'Africa. È il filo conduttore del nostro reportage, un intreccio di lavoro, fede e condivisione che ha unito questi ragazzi attraverso chilometri di terra rossa. Il progetto Catiolà nasce dall'idea di alcuni giovani che, dopo aver partecipato alla GMG del 2016 a Cracovia, hanno risposto all'appello del Papa di alzarsi dal proprio divano, di non rimanere fermi e di darsi da fare per fare della loro vita qualcosa di bello. Catiolà è un villaggio a 400 km da Abidjan. Qui si sono incontrati 4 italiani, 6 francesi e 8 ivoriani, con l'obiettivo di ricostruire l'infermeria del collegio Saint-Jean-Marie Vianney, gestito dai padri Betarramiti, ma anche mettersi in gioco condividendo le proprie vite. Questo progetto si è focalizzato su 3 parole: vivere insieme la propria fede, condividere la propria fede, agire per creare della solidarietà intorno a loro e intorno al campo a Catiolà, e osare per andare al di là dei propri pregiudizi e schemi mentali, per incontrare nuove culture e per non fermarsi a parlare tra di loro, ma per aprirsi sempre di più a un'idea di missione. I ragazzi hanno fatto così qualcosa di concreto per gli altri, entrando in contatto con i loro coetanei ivoriani e con le comunità betarramite che in Costa d'Avorio svolgono la loro missione. Non soltanto lavoro per la ricostruzione dell'infermeria, quindi. Per i 18 giovani, l'esperienza estiva a Catiolà ha significato anche conoscere il paese e i suoi missionari. Oggi partiamo dunque dalla prima parola del campo, incontro. Il primo incontro è quello con i Betarramiti. I religiosi sono arrivati in Costa d'Avorio nel 1959. Alla fine degli anni Ottanta, la prima crisi legata al calo delle vocazioni. I padri decidono di proporre lo stile del fondatore, Saint-Michel Garicoitz, ai giovani ivoriani e alle soglie del 2000 i primi 2 africani emettono i voti perpetui nella congregazione. La famiglia religiosa resiste ai colpi di Stato del 1999 e del 2002 e alle conseguenti crisi politiche e sociali. In 60 anni la missione non è mai cambiata: portare Gesù agli ivoriani, essere vicini alla gente e partecipare alla loro vita. Toutes ces communautés sont pauvres, mais très attachées à l'Évangile. Tutte le comunità sono povere, ma molto attaccate al Vangelo. Non hanno molto, ma la loro gioia, semplicità, accoglienza, ospitalità e desiderio di Dio ci affascinano ogni giorno e siamo felici di andare loro incontro. Una delle cose formidabili che abbiamo fatto. Uno degli eventi più formidabili è poter celebrare ogni domenica l'Eucaristia in tutte le comunità, e questo le rende più dinamiche. Si sviluppano infatti comunità ecclesiali di base, nascono le corali, i movimenti di giovani e di bambini, i gruppi mariani e parecchie altre associazioni cattoliche. Le comunità crescono, c'è fervore e si diffonde gioia. Quest'anno abbiamo avuto 120 battesimi, altrettante prime comunioni, 30 di matrimoni. Sono numeri che ci colmano di gioia, tutti sono consapevoli dell'urgenza di tornare al Signore con maggiore fedeltà e impegno.
Oggi i Betarramiti sono ben inseriti. Ad Adia-Podumè, alle porte di Abidjan, gestiscono la parrocchia Saint-Bernard e dal 2000 la fattoria Saint-Féto adiacente alla comunità. A Yamoussoukro guidano la parrocchia Saint-Félix in ambiente universitario. La comunità più a nord, infine, è quella di Dabakala. Qui i padri seguono la parrocchia di Nostra Signora dei Poveri e il collegio di Katiola. Il lavoro non manca e gli sforzi economici non sono indifferenti. Per noi ivoriani non è facile. Per noi ivoriani non è semplice. Riusciamo infatti a coprire le spese solo con l'aiuto della regione Betarramita, ma sono necessarie anche le offerte dei benefattori. Se oggi abbiamo tanti religiosi è grazie ai doni di tanti fedeli d'Europa e soprattutto dei confratelli francesi. Eccoci così tornati a Katiola, dove c'è l'infermeria del collegio Saint-Jean-Marie Vianney, una struttura abbandonata da quasi 20 anni. L'anno scorso il vescovo di Katiola ha chiesto ai Betarramiti di riaprirla e quando alla porta dei padri hanno bussato quei 18 giovani desiderosi di alzarsi dal divano e fare del bene, il progetto è diventato realtà. L'invito dei padri Betarramiti a venire in Costa d'Avorio per rimettere in sesto l'infermeria del collegio ha subito entusiasmato i ragazzi. La preparazione ha visto i giovani coinvolti in numerosi incontri per progettare l'esperienza, per coltivarla nel cuore e per raccogliere fondi da destinare al progetto. Dopo un anno, lo scorso agosto, è finalmente giunto il momento di fare gruppo e partire. C'è chi si è imbarcato da Roma Fiumicino, chi a Milano Malpensa, un bel gruppo si è messo in viaggio da Tolosa. Il campo di Katiola ha così decollato, suscitando trepidazione e speranza. Possiamo suddividere questa esperienza in due fasi. La prima fase, subito dopo l'arrivo in Costa d'Avorio, i giovani hanno potuto conoscere i padri e i fratelli religiosi che li hanno accolti e li hanno accompagnati. Hanno potuto conoscere i luoghi, le missioni. La seconda fase, invece, quella principale, possiamo dire, è iniziata con l'arrivo a Katiola. I 18 giovani coinvolti si sono messi all'opera per ripristinare l'infermeria del collegio. Non soltanto, si sono impegnati a riordinare la biblioteca, sistemare la cappella, liberare i campi da gioco, da piante e erbacce, pulire i canali di scolo dell'acqua piovana, rinnovare il refettorio. Preciso il programma quotidiano, segnato al mattino su di una lavagna. Nonostante la stanchezza si facesse sentire, hanno continuato nel loro lavoro. Sono stati suddivisi in diverse equipe, in diverse squadre, composte da persone di nazionalità diversa, con lingua diversa. Questa per una maggiore conoscenza e per condividere una progettualità con idee differenti. Messi a contatto gli uni con gli altri, i ragazzi hanno dovuto fare lo sforzo di uscire da se stessi, dimenticare le proprie posizioni e unirsi per costruire qualcosa di bello. Un lavoro di squadra, non di una singola persona. Nous avons pu partager beaucoup de choses ensemble. Notre foi, notre amour. Abbiamo davvero condiviso molto insieme, la nostra fede, il nostro amore verso il prossimo e abbiamo imparato a conoscere meglio noi stessi e gli altri. Apprendre à se débrouiller avec l'essentiel, à... Ho imparato a sbrogliarmela con l'essenziale, ho fatto incontri molto importanti con persone diverse ed è stata una maniera per aprirmi. Ecco, apertura è proprio la parola che per me riassume meglio questa esperienza. A Katiola mi sono arricchito delle diverse visioni del mondo e sono cresciuto in fede e umanità. Anche il lavoro manuale mi ha insegnato a fare cose che prima non conoscevo. Così, da una parte l'incontro con l'altro, che è lo straniero da accogliere, il continente da scoprire, l'Africa, le comunità betarramite, ma anche il lavoro a Katiola, che ha trasformato i ragazzi in imbianchini, giardinieri, elettricisti e idraulici. Nel campo cantiere di Katiola ho lavorato al trasporto di mattoni per il nuovo dormitorio delle ragazze che deve essere realizzato e al trasporto di legno per gli spazi verdi del collegio.
Ho fatto molti incontri belli, in primo luogo con i giovani ivoriani che non avevo ancora conosciuto, ma anche con gli italiani. Oltre alle differenze culturali, abbiamo visto ciò che ci unisce, ovvero la nostra fede e la voglia di cambiare le cose. Forse tutto questo, unito al dinamismo di questi giorni, ci aiuterà a mettere in opera qualcosa di più concreto in Francia. Prima di partire volevo venire in Africa, soprattutto per vivere la fede in modo diverso, come ha detto il Papa, alzandomi dal divano e cercando di mettere in pratica il cristianesimo, ma anche per tentare di conoscere una cultura diversa come quella africana e infine per spogliarmi, allontanarmi dalla nostra società dei consumi e iperconnessa, così da concentrarmi sull'essenziale. Un aspetto molto bello ha coinvolto invece Nelly, la ragazza a origini ivoriane ma da qualche anno vive in Francia per completare gli studi. Il campo di Catiolà ha rappresentato qualcosa di straordinario per lei, un modo per mettere a disposizione della propria patria e della gente che vive nella sua stessa terra il cammino di crescita compiuto in Europa. L'istruzione è la base di ogni società e di ogni sviluppo. Anche se abbiamo svolto solo piccoli lavori per l'edificio e trasportato pochi mattoni, in realtà abbiamo fatto molto perché abbiamo partecipato allo sviluppo e alla scolarizzazione di molti giovani che sono il futuro dell'Africa. L'infermeria di Catiolà è a pochi metri dal collegio Saint-Jean-Marie Vianney. I due edifici sono uniti però dalla stessa storia. I giovani, impegnati nella ricostruzione, hanno quindi fatto un altro importante incontro, quello con il passato, quella corda sì consumata, ma percorsa da tante tappe di bene. L'histoire de ce collège a débuté. La storia del collegio inizia nel 1936. Era il piccolo seminario Saint-Jean che accoglieva tutti i seminaristi della Costa d'Avorio. La struttura è stata chiusa 10 anni dopo, nel 1947. I seminaristi più anziani sono stati trasferiti ad Abidjan e i più giovani alla scuola clericale. Il seminario riapre le porte nel 1959 grazie alla presenza di nuovi seminaristi. In futuro un giovane prete, formatosi a Catiolà negli anni 60, diventerà vescovo. I padri Betarramiti, già presenti in Costa d'Avorio, arriveranno a Catiolà 6 anni dopo, nel 1965, all'inizio con padre Beignat Segur, poi con il padre Gabriel Verlet, direttore della comunità. Il collegio rimane aperto sino al 1982. L'ultimo superiore di questo ciclo è padre Beignat Oyenar, che si trasferirà nell'est della diocesi di Dabakala per seguire la nascita di una nuova parrocchia. La collaborazione tra la diocesi di Catiolà e i religiosi è stata possibile grazie alla fiducia totale nei padri del Sacro Cuore di Gesù di Betarram. Avec l'approbation bien sûr de la congregation. Con il via libera della congregazione e in seguito agli incontri del Consiglio Episcopale è stato riaperto il Collegio Cattolico, non più come seminario, ma come struttura mista aperta a ragazzi e ragazze. Tuttavia, nel 1999 il collegio chiude nuovamente i battenti. Mancano ancora una volta i seminaristi, ma ci sono anche pochi studenti e nessun professore. Un nodo significativo alla corda del passato viene fatto dal nuovo vescovo di Catiolà, eletto nel 2004. Monsignor Ignace Bessy intende riaprire il collegio con l'annessa infermeria e i padri Betarramiti tornano a prendersene cura. L'idea scaturisce nel 2012, ma ci vorranno altri 5 anni affinché prenda il via. I rappresentanti della Congregazione Episcopale del Paese, con il superiore Jean-Luc Morin, stipulano l'accordo con i Betarramiti e il vescovo. I primi alunni arrivano nel settembre del 2017. Siamo orgogliosi che i padri possano insegnare a questi giovani la disciplina, anche religiosa, per cercare di costruire una buona società per il domani. Grazie alla diocesi, questa fiducia che ha posto in noi, grazie alla congregazione, grazie a tutta l'equipe con cui lavoriamo per questi bambini e per il futuro dei giovani ivoriani, grazie a Dio che permette tutto questo. Je me réjouis
Mi rallegro per il campo cantiere organizzato da un'idea del superiore regionale Jean-Luc Morin. Mi rallegro per questo campo e per l'arrivo dei nostri fratelli italiani, francesi e ivoriani. Questi loro lavori pratici e il loro entusiasmo hanno donato un nuovo volto a questo collegio dopo l'abbandono di quasi 18 anni fa. Oggi, in questo secondo anno di attività del collegio, gli studenti sono 130 e all'inizio del nuovo anno scolastico hanno trovato ambienti curati, campi puliti, l'infermeria ristrutturata. Merito dei giovani italiani, francesi e ivoriani giunti a formare l'ultimo nodo nella corda della storia. Questa esperienza sarà molto importante per la mia vita. È la prima volta che partecipo a una scuola cantiere organizzata con la parrocchia. È stata pensata per aiutare i giovani come me, è un grande insegnamento. Lo potrò raccontare e spiegare ai ragazzi che non hanno potuto partecipare. La presenza di 18 ragazzi è stato come un arcobaleno per i padri, segno di ripartenza, segno di speranza e per i giovani coinvolti segno di un cammino verso pensieri più maturi e un modo di vivere da adulti. Porto a casa la convinzione che con piccole cose si possono ottenere grandi risultati. Infatti, con i lavoretti abbiamo permesso ai bambini che studieranno qui di vivere un po' meglio e di ricevere un'educazione migliore. Non eravamo soli, ma un gruppo di nazionalità diverse, una solidarietà europea con i nostri fratelli africani. Poi c'è la semplicità. Qui non c'è tutto il materiale necessario, si tratta spesso di riparare ciò che non funziona più o di arrangiarsi, però si fa lo stesso il possibile per ottenere lo scopo principale, sia nella cultura, sia nella vita, sia nel lavoro. Torniamo dai nostri 18 giovani impegnati a far rinascere l'infermeria di Catiolà. Dopo incontro, infatti, sta prendendo forma la seconda parola del viaggio, agire. Le stanze non hanno più il grigio del cemento, sono tornati i colori che rappresentano in qualche modo il darsi da fare solidale. Aquaba e Merveil sono i due termini che hanno accompagnato quotidianamente i ragazzi nella loro esperienza. Potremmo dire i due pilastri del campo estivo, la colonna sonora del loro impegno. Sono partita per questo viaggio in Africa senza troppe domande e troppe aspettative, ma solo con il desiderio di lasciarmi modellare in modo pieno da questa esperienza. Un'esperienza che mi ha aiutato ad uscire dal mio piccolo guscio e ad aprirmi agli altri. Alla fine di questa esperienza mi sento una persona più libera, libera di ballare o di cantare senza la paura di aver fatto una brutta figura, ma solo con la voglia di donare qualcosa di bello agli altri. Aquaba è la scritta che ognuno dei giovani ha trovato sulla porta della propria stanza all'arrivo in Costa d'Avorio. Significa benvenuto, ma detto così non esprime davvero la profondità del termine. È una dichiarazione di accoglienza all'interno di una comunità. Che bella quest'Africa ospitale, quando la normalità di un gesto scava trincee dentro le proprie barriere. Après cette expérience, je pense que... Dopo questa esperienza penso che porterò a casa tante cose, soprattutto l'accoglienza e il sorriso degli africani, che davvero ci hanno ospitato calorosamente, come se facessimo parte della loro famiglia. Il popolo africano mette al centro della vita la propria fede in Dio e non ha incertezze esistenziali. Una grande testimonianza di speranza per noi europei. Oh,
Meraviglia invece Merveille, appunto, e scoprire l'altro dopo aver camminato con ostinazione sul proprio percorso. Meraviglia è quando si scopre la deviazione che porta al fratello e la si prende senza timore. Meraviglia è quando si torna a casa ricchi interiormente. Non hanno solo donato con la pittura e con altri lavori, ma credo abbiano donato con il cuore. Hanno anche ricevuto. Tramite gli incontri che hanno vissuto, credo abbiano ricevuto una nuova fede. Pennelli, scope, trapani, carriole, lattine di pittura, martelli, attrezzi divenuti per alcuni giorni compagni di viaggio lungo la ricostruzione dell'infermeria del collegio. Una fatica che rafforza. Per arrivare a questo risultato, la provvidenza ha raccolto tanti sì. Quello dei ragazzi, desiderosi di aiutare, quello dei padri, che avevano bisogno di una mano, quello dei genitori, che hanno lasciato i propri figli liberi di partire. Sicuramente riuscirò a dare più valore alle piccole cose, perché qui in Africa ogni cosa è preziosa, nulla è mai per scontato, per cui sicuramente saprò apprezzare la mia vita di tutti i giorni e le persone con cui ogni giorno affronto la mia vita. Il lavoro a Catiolà è proseguito con i 18 giovani sempre più uniti, non più francesi, italiani o ivoriani, non più bianchi o neri. Piano piano hanno iniziato a parlare la stessa lingua, quella dell'amicizia, dell'umanità e della solidarietà. Con una domanda, sarà possibile un giorno ripetere un'esperienza simile? E questi giovani, io credo che sono stati molto felici di se donare. Credo che questi giovani siano stati davvero contenti di donarsi, perché all'inizio c'è stata un po' di fatica nel socializzare, poi però sono stati entusiasti di realizzare il progetto. C'è un ultimo punto che mi sembra importante. Penso che questa prima esperienza debba donarne un'altra qui in Costa d'Avorio o in un altro luogo dei Padri Betarramiti, così da permettere anche ad altri giovani di impegnarsi e mettersi in gioco. A se donner par leur engagement. All'equipe di giovani alle prese con la sistemazione del collegio di Catiolà si presenta l'occasione di conoscere sul campo la seconda parola del progetto estivo. L'agire solidale, infatti, è nel DNA della cultura africana. È una speciale storia di speranza che ci porta alla fattoria Zanfetò. A pochi chilometri da Abidjan, ad Adiapodumè, sorge la fattoria pedagogica Zanfetò, che in lingua locale vuol dire alzati. Nata nel 2000 dalla creatività betarramita, qui si insegnano a giovani privi di titoli scolastici le migliori tecniche agricole. L'obiettivo è triplice: formarli, infondere in loro fiducia e renderli capaci di gestire una piccola azienda agricola per mantenere la famiglia e a poco per smuovere l'economia della zona. Ai giovani che vengono a Zanfetò, noi le donno l'occasione. Ai ragazzi che arrivano offriamo l'occasione di essere avviati all'agricoltura. All'inizio il progetto interessava i giovani della parrocchia di San Bernardo, poi pian piano è cresciuto e oggi accogliamo ogni anno una cinquantina di giovani che arrivano da tutta la Costa d'Avorio. In 18 anni abbiamo formato circa 300 giovani e la nostra formazione è molto apprezzata. Chi esce da Zanfetò è ricercato da varie aziende, perché qui non ci sono scuole agricole migliori. A Zanfetò gli studi durano un anno, comprendono materie generali di formazione umana, tecniche di contabilità e gestione e una pratica di 9 mesi destinata ad imparare i metodi di commercializzazione dei prodotti vegetali e animali. Anche usciti dalla fattoria, i ragazzi vengono seguiti per un primo periodo di accompagnamento. Il nostro souci è di poter aiutare questi giovani. Il nostro desiderio è quello di preparare l'avvenire delle famiglie e del paese. A tal fine è importante che i giovani si sentano orgogliosi di lavorare la terra, ottenendo dei risultati che gli permettano di vivere e migliorare le loro condizioni, senza sognare di fuggire in città o emigrare in Europa. L'agire solidale dei padri può contare anche sul sostegno economico di privati e di un'associazione. Il progetto funziona, c'è speranza per il futuro.
Il mio obiettivo è di modernizzare Zanfetò per ottenere un modello di attività agricola tra le migliori dell'Africa occidentale. Nell'immediato futuro c'è un trasloco, un allargamento, perché ormai non c'è più spazio e purtroppo non abbiamo risorse per comprare un terreno qui vicino. Insomma, intravedo all'orizzonte una nuova missione con molte sfide, dove la strada da percorrere sarà comunque quella del servizio. Il viaggio dei ragazzi continua. Ad Adia Podumè non c'è soltanto la fattoria Zanfetò, la comunità dei padri si occupa anche della parrocchia di San Bernardo e della formazione dei seminaristi. In questi locali l'agire solidale ha una forma diversa, è accompagnare i giovani in ricerca e aiutarli a discernere la volontà di Dio nel proprio cuore. Nous avons trois étapes importantes. Sono tre le tappe principali: il pre-postulandato, un anno trascorso in comunità per scoprire se la propria vocazione ha fondamento, poi il postulandato, durante il quale si studia anche filosofia. Dopo c'è il noviziato regionale, che si svolge in Terra Santa, e infine gli studi teologici all'Università Cattolica dell'Africa Occidentale ad Abidjan. Per tutti la vita in seminario prevede un orario severo, con sveglia alle 5 per poter pregare insieme, alle 7 la partenza per l'università. Chi resta a casa comincia le sue occupazioni di lavoro o di pastorale. Alle 12.30 ci si ritrova in cappella per la preghiera comune. Dalle 15 si torna a studiare fino alle 18. Infine la doccia e la recita dei Vespri e di 3 decine del Rosario. Agli albori della missione, i padri avevano una dozzina di cappelle da seguire ad Adia Podumè, un impegno faticoso. I preti erano pochi, anche se mossi dalla volontà di essere sempre presenti e vicini alla gente. Oggi la parrocchia consta di 6 cappelle di villaggio e di una trentina di seminaristi desiderosi di donare la propria vita a Gesù. La missione è qualcosa di fondamentale per la mia vita, tanto da domandarmi che cosa sarebbe la vita religiosa senza la missione. Una vita donata, completamente offerta agli altri, partire da casa per andare in ogni angolo del mondo a portare il proprio servizio gratuito, senza alcun bisogno di ricompensa, se non solamente il sorriso di quei fratelli a cui viene portata la gioia. Questo tipo di missione, portare agli altri la buona novella, è tutta la mia vita. Per questo mi sono dedicato al Sacro Cuore di Gesù di Betarram e alla spiritualità di San Michel Garicoiz. Missione per me è dire: eccomi, senza ritardo, senza condizioni, senza rimpianti, per amore della volontà del mio Dio. Al cantiere di Catiolà è ora di deporre gli attrezzi. Il lungo lavoro di risistemazione dell'infermeria è giunto al termine e la struttura è come nuova, lucente e pronta ad ospitare gli arredi per dare il via all'attività. Grande soddisfazione dunque per i nostri 18 giovani. L'esperienza in Costa d'Avorio è stata appassionante, non c'è stato un giorno di campo uguale all'altro. I ragazzi hanno attraversato anche fatiche e difficoltà fisiche e di resistenza mentale. Però sono giunti sino in fondo, ognuno offrendo la propria ricchezza. Oggi Catiolà ha un punto sanitario di riferimento, dato che l'ospedale più vicino si trova a diversi chilometri di distanza dal Saint-Jean-Marie-Vianney. I ragazzi immaginano già il futuro della struttura, che sarà allestita solo dopo la loro partenza. Sarà presidiata da un infermiere, le due sale interne verranno arredate con mobili e attrezzature per il primo soccorso, il necessario insomma per gli interventi di urgenza. Ci saranno anche un paio di lettini per le visite. In grandi armadi poi saranno custoditi i medicinali di base. Un tesoro di enorme importanza per gli ivoriani, un gesto che i ragazzi hanno realizzato per gli altri e che rimarrà nel tempo. Remercier l'équipe. Vorrei ringraziare tutti i giovani venuti dall'Italia e dalla Francia che ci hanno permesso di vivere insieme questa esperienza. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato finanziariamente e materialmente. Grazie alle associazioni e amici di Betarram Onlus, au Cœur du Monde e alla Caritas Italiana. Merci.
con l'apertura del nuovo anno scolastico, racconteranno poi i padri, i bambini e i ragazzi, in tutto 120 alunni, sono rimasti sorpresi. Molti hanno sgranato gli occhi e si sono chiesti dove fosse sparita quella vecchia struttura abbandonata, grigia, buia e che cadeva a pezzi. Ora, questa bella novità, molti di loro non hanno fatto altro che guardarla e studiare i nuovi ambienti. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les travaux manuels et particulièrement la technique. Per me partire per questo campo cantiere è stato come vivere un qualcosa che tutti i giorni provo sul lavoro. Ho visto molte cose che non funzionavano, mi sono interessato nello specifico a tutti i sistemi di irrigazione costruiti nel tempo dai padri Betarramiti. Ho dedicato del tempo per capire come erano stati realizzati e come fosse possibile rimetterli in funzione proprio come ai tempi. C'est pouvoir l'étudier e tenter de le remettre en service comme c'était à l'époque. I 18 giovani all'opera, italiani, francesi e ivoriani, si sono sentiti dei pionieri. L'appello ai loro coetanei è chiaro: alzatevi anche voi dal divano, impegnatevi in un'esperienza simile. D'altra parte il Papa lo ha detto chiaramente: i giovani non sono soggetti bisognosi di aiuto e sotto tutela, sono la risorsa più importante per un futuro migliore. Ce que je vais surtout retenir, c'est la culture africaine. Quello che mi porto a casa alla fine di questa esperienza è la cultura africana che mi ha segnato in modo particolare. C'est vrai que c'est un pays très riche. Per me è stata la prima volta in Africa, è un paese ricco umanamente. È questa l'immagine che vorrei portare a casa in Francia. J'aimerais apporter cette image, une autre image en France de ce pays. Anche per i padri è stata un'esperienza tutta nuova. Hanno spalancato le porte delle proprie missioni, mettendosi in gioco, aprendosi all'accoglienza e alla disponibilità e scoprendo lati fino a ieri chiusi tra le mura della comunità. Sarà segno di una nuova partenza? La speranza è quella che possano fare tesoro della ricchezza ricevuta durante queste due settimane, non solo attraverso il lavoro fatto, ma soprattutto attraverso gli incontri, sia con i compagni di viaggio, sia con tutte le persone che li hanno accolti. Un'altra speranza è quella che in futuro possano essere organizzati altri campi di lavoro come questo, di conoscenza delle realtà missionarie che sono sparse nel mondo. Dopo osare l'incontro e agire solidale, il campo estivo in Costa d'Avorio si conclude sull'ultima parola, vivere la fede. Per i giovani, ormai vicini al rientro a casa, un'incredibile testimonianza di convivenza tra religioni. A Yamoussoukro e Dabakala, le due ultime tappe del viaggio, cristiani e musulmani, quando si incontrano per la strada, si chiamano fratelli. A Dabakala i padri Betarramiti sono arrivati nel 1982, inoltrandosi per la prima volta nella savana. I religiosi sostengono i disoccupati, gli analfabeti e i lavoratori dei campi. La parroquia Notre Dame des Pauvres de Betarram tient son nom du sanctuaire Notre Dame des Pauvres de Banneux en Belgique. La parrocchia prende il nome dal santuario di Nostra Signora dei Poveri di Banneux, in Belgio. Qui a Dabakala abbiamo una trentina di comunità di villaggio. 23 sono visitate regolarmente dai religiosi di Betarram. Ci sono 3.000 fedeli. Abbiamo numerosi gruppi e associazioni di preghiera attivi qui in parrocchia, come la Legione di Maria, i carismatici, i giovani e i bambini. Una vita cristiana prorompente in un mondo che è molto islamizzato. Non ci sono due religioni separate. Tra cristiani e musulmani la collaborazione risale agli anni della guerra, quando venne istituito un comitato, formato dal parroco di Nostra Signora dei Poveri e dall'imam di Dabakala, per mantenere la pace in tutto il dipartimento. La pace a me entra la volonté musulmane e la volonté chrétienne. Quindi ci sono due religioni che questa armonia regge toujours, même après. I 18 ragazzi incontrano così la comunità musulmana, un'occasione per conoscere le sfide che entrambe le realtà religiose affrontano ogni giorno. Per mantenere la calma sul territorio, racconta l'imam, è stata presentata la parte biblica e quella del Corano dove si parla di armonia e pace.
D'altra parte, se si lavora insieme, conclude, se ci si stima, si vive la convivenza pacifica. In altri angoli del mondo, purtroppo, si conosce solo morte e distruzione. Cristiani e musulmani si impegnano da tempo in campo sociale e agricolo per cercare di trattenere nei villaggi i giovani ivoriani. Molti di loro infatti vengono trascinati da false speranze nel sud del paese, per poi finire sfruttati nelle piantagioni di caffè e cacao. A Yamoussoukro invece si trova quello che viene dichiarato come il luogo di culto cristiano più alto e più grande del pianeta. La Basilica di Nostra Signora della Pace, consacrata da San Giovanni Paolo II, è progettata sul modello della Basilica di San Pietro. E pensare che Yamoussoukro era un piccolo villaggio, ha dato i natali al primo presidente della Costa d'Avorio, Félix Boigny, al potere dal 1960 al 1993. Grazie ai suoi ambiziosi piani, oggi Yamoussoukro è la capitale amministrativa del paese. Qui i padri Betarramiti guidano la parrocchia di San Félix. La parrocchia San Félix raggruppa quattro grandi quartieri. Il nostro territorio comprende quattro grandi quartieri della città e due villaggi, ma soprattutto abbiamo in carico il campus dell'università che dista a pochi chilometri dalla parrocchia. La comunità è molto vivace poiché risente della presenza dei giovani che vivono e studiano al campus insieme ai professori. L'università raggruppa tre facoltà: agraria, comunicazione e commercio e logistica. Ci sono circa 3.000 studenti, circa 1.000 sono cristiani. Questa grande scuola ha 3.000 studenti, dont à peu près 1000 chrétiens catholiques. C'est une communauté bien structurée. Si tratta di una realtà ben strutturata che offre a tutti la possibilità di vivere la fede nel modo migliore. Ogni settimana offriamo agli studenti una messa e le confessioni. Il sabato abbiamo la celebrazione vespertina con loro e la domenica un ulteriore incontro. Insomma, siamo al loro fianco tutti i giorni per incoraggiarli negli studi e per sostenerli spiritualmente. Per les encourager dans leurs études et aussi pour essayer de les soutenir spirituellement. Con questo doppio incontro si conclude l'esperienza estiva dei nostri 18 ragazzi. Si sono dati da fare per gli altri e hanno donato speranza e futuro ai religiosi, svelando vie nuove da seguire. Avanti sempre fino al cielo, diceva il fondatore Saint-Michel. Davvero questo campo è stato l'occasione per ciascuno di guardare avanti con fiducia. Ogni ragazzo lo farà portando nel cuore la parola, per lui simbolo dell'esperienza. Posso riassumere l'esperienza di queste tre settimane in una parola che per me è sorriso. Semplicità. La gioia. Apertura verso l'altro. Perseveranza. Condivisione. Aiuto.